adesso chiamerei il padre Luca Bancale, che è arrivato, che è il cappellano militare dei Granatieri di Sardegna. Volevo, prima che appunto parlasse, sottolineare una cosa. Noi avevamo fatto il primo convegno, avevo detto San Francesco, San Galgano e Padre Chiti. Mi ero dimenticato di dire che San Galgano è quel santo medievale che depose la spada, la infisse in una fenditura della roccia e la utilizzò come suo crocifisso e divenne asceta. Quindi c'è stato, ci sono delle similitudini nella vita di San Francesco, anche in quella di San Galgano, se vogliamo, anche in quella di Padre Chiti, perché Padre Chiti divenne appunto frate Cappuccino, da generale divenne frate Cappuccino. E adesso, dopo un incidente stradale che ce l'ha tolto, è avviato per questo processo che speriamo si concluda al più presto positivamente. Adesso appunto, padre Luca Bancale, che ha avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo. Buonasera a tutti, agli amici e anche a quelli che sono diventati amici, che diventeranno amici oggi. La mia più che altro è una testimonianza. Io non ho conosciuto Padre Chiti, a dire il vero. Vi devo dire che occupo il suo alloggio. Io dormo nell'alloggio di Padre Chiti quando era di tante maggiori in prima, del primo Granatieri. Mi domandavo che cosa poter dire dopo aver ascoltato Padre Rinaldo, prima probabilmente di Michele, di Nicola, che lo hanno loro sì conosciuto molto bene, che racconteranno cose insomma, che veramente vengono a confermare che ciò che abbiamo sentito. Io credo che Padre Chiti sia stato, sia come uomo, come militare, come sacerdote, come frate, un gigante fisicamente, altissimo, ma soprattutto un gigante moralmente e spiritualmente. Io sono molto onorato di, in qualche modo, di seguire le sue orme tra i granatieri. Questo corpo austero, si dice granatieri, per la disciplina e onore militare, questo è quello che riassume il granatieri, per la disciplina e onore militare. Si dice che durante la Grande Guerra gli austriaci si accorgevano che i granatieri stavano per attaccare perché di notte lucidavano le fibbie, lucidavano. Quando si sentiva lucidare significava che il giorno dopo uscivano in battaglia, quindi per capire come si ragionava a quel tempo, e devo dire che si ragiona ancora così. Qui c'è un giovane tenente che questo lo può dire. E io vorrei raccontarvi brevemente che questo ancora si vive, in un'epoca quale la nostra, in cui sembra che tutto sia diventato fluido, in cui tutto sia diventato incerto, tutto sia diventato ambiguo, in cui non ci sono più certezze. Io capisco benissimo Padre Chiti, che si innamorò della vita militare fin da quando era ragazzo, forse probabilmente gli è stato detto che frequentò la scuola militare, quindi vestire uniforme credo a 15 anni o 16 anni, e comprese la grandezza della vita militare, questa disciplina, questo ideale, questo spirito di sacrificio. Qualche volta spiego alla gente, qualcuno mi dice: padre, ma come si fa ad essere cappellano militare? Ma quelli fanno la guerra. Io spiego che non sono banditi, ma sono difensori dello Stato, che è una cosa diversa. Le armi si possono usare per il bene o per il male. E Santa Francesca Cabrini, che forse conoscete, sapete che Santa Francesca Cabrini, la nostra parrocchia, fece una ventina di volte l'Atlantico a fine 800, inizio 900, perché si sentì cremonese di seguire gli italiani che partivano per l'America e che si perdevano. Allora lei si dedicò all'apostolato degli italiani che partivano. Santa Francesca Cabrini diceva che l'educazione è mezza santità. Ed è vero, è vero. L'educazione è mezza santità. E io chioso anche la vita militare. Anche la vita militare è mezza santità. Perché la disciplina, l'obbedienza, l'ideale, lo spirito di sacrificio che caratterizzano la vita militare sono la metà. Se uno ci mette un po' di fede, il resto, il gioco è fatto. Se
sapete che forse loro lo sanno benissimo, a Modena, uscendo verso Piazza Roma dal Cortile d'Onore, sulla sinistra, su una colonna c'è un'iscrizione. Cioè, chiamerei Antonio a dire cosa c'è scritto. C'è scritto: divorare le lacrime in silenzio, donare sangue e vita. Questa è la nostra legge, lo sta dicendo, e questa legge è Dio. Ripeto, divorare le lacrime in silenzio, donare sangue e vita. Questa è la nostra legge e in questa legge è Dio. Questa è la vita militare, questo è essere un comandante. I comandanti lo plasmano, lo formano nei giovanotti che arrivano ogni due mesi in caserma, con una disciplina ferrea, mettendoli alla prova, assaggiandone la sincerità, la lealtà, lo spirito di sacrificio, la generosità, il cameratismo, e così si forma l'uomo. E vi assicuro che quando c'è questo, fare il cappellano militare è facile, perché tu sei quello che li accoglie, come faceva De Chiti, anche il generale Chiti, di storie due ne racconterete qualcuno adesso, spero. Accogliere i ragazzi in difficoltà, raddrizzare quelli che tendono ad essere un po' sortignacoli, confortare quelli che sono un po' in difficoltà, animare tutti, incoraggiare tutti a prendere questa strada, che è la strada di Dio, la strada della patria, la strada della rettitudine, dell'onestà, della correttezza, della moralità, della generosità, della disponibilità, della fiducia, del valore. Questa è la santità. Questa è la santità, anche per un laico. È questa. Se non c'è l'uomo, il santo non c'è. Perché il santo è un uomo. Dicevano prima l'uomo, poi il santo. Prima l'uomo, poi il santo. Se non c'è l'uomo, e l'uomo significa quello che ho detto, anche l'educazione, la signorilità, forse la signorilità a volte si spetta un po' di, come dire, quasi di eccessiva raffinatezza a scapito di una sostanza, ma la vera educazione. Questo si respira ancora, e io sono convinto che questi sono i valori che Padre Chiti ha vissuto in modo eminente. Abbiamo sentito qualche sua testimonianza, anche quella della messa veramente mi ha mortificato, perché ho detto quanto sono piccolo. Io mi accontento, sì, senz'altro, di non recitare. Dice: bella Santa Messa in persona Cristi, non recitando, essendo, però insomma, con questa, mi ha confortato il fatto che l'ha scritto nel 2000, che significa che alla fine della sua vita aveva già maturato tanto. Io insomma sono un po' più giovane di lui, però tant'è, io non mi voglio dilungare oltre, ci sono ancora tante altre persone molto più qualificate di me da sentire, però mi permetto, così non so quanti di voi frequentiate un po' l'ambiente militare, non lo so, però vi voglio dire che questo esiste ancora. E vi devo dire l'ultima cosa: a volte, appunto, io racconto così, mi sembra che sia un'associazione cattolica questa, siamo qui da Cappuccini, quindi posso parlare liberamente. Io qualche volta prendo in giro i miei confratelli parroci romani, dico: ma tu quanti giovani hai confessato questa settimana? Quanti giovani hai confessato questa settimana? E gli dico che io ci sono settimane che i giovani hanno confessato 15, da 19 ai 26, 27 anni. Perché? Perché ci sono lì i giovani, sono lì. E spiegare, che vorrei dire tante cose. Sapete qual è il problema dei giovani? Lo sapete qual è il problema dei giovani? Che non hanno guide. Oggi si parla tanto di questi giovanotti, di Pordenone, quella povera ragazza, un altro povero ragazzo. Ma quando i ragazzi sono guidati, quando hanno una famiglia sufficientemente affidabile, quando nella scuola, nell'oratorio, negli scout, nello sport, provano delle guide, dei giovani, degli adulti che li sappiano infondere dei valori, che li sappiano guidare veramente, i ragazzi fioriscono, vengono fuori. E allora concludo qui, spero che abbiate apprezzato qualcosa di ciò che ho detto, così con passione ma senza molta preparazione. Grazie. Una vocazione tardiva, ha fatto l'ufficiale di complemento nei carabinieri e poi ha avuto questa vocazione, che noi ringraziamo il Signore perché è uno dei migliori cappellani che abbiamo avuto al reggimento Granatieri.
con l'intervento del nostro amico professore storico Roberto De Mattei. Grazie, ringrazio Adriana e Giancarlo Elena per avermi invitato a ricordare padre Gianfranco Maria Chiti con tanti altri illustri amici. Ecco, questa memoria di padre Chiti, uomo d'armi e uomo di Dio, cade, mi sembra, particolarmente opportuna nel momento in cui il mondo è sull'orlo della guerra, o meglio è già in guerra, e però tanto si parla di pace. Perché chi può negarlo? La guerra è un grande male e la pace è un grande bene per l'umanità. Ogni uomo vuole la pace. Il Vangelo dice: beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio. Ma chi sono i pacifici? I pacifici non sono coloro che proclamano la pace ad ogni costo, ma sono coloro che operano per ordinare tutte le cose secondo giustizia. E la giustizia è il rispetto da parte degli uomini della legge naturale e divina, della legge naturale anche, che è una legge valida in ogni tempo e sotto ogni latitudine, quella legge scritta in ogni cuore che dice alla nostra coscienza che cosa è bene e che cosa è male. Per questo una pace fondata sull'aggressione e sull'arbitrio non è vera pace. La pace infatti, per essere vera, deve essere giusta. Il motto episcopale di Pio XII era opus justitiae pax, la pace è frutto di giustizia. La guerra è un male, ma può essere necessaria per stabilire una giusta pace, per evitare mali più gravi. Per questo i soldati sono necessari, per combattere le guerre giuste, che generalmente sono le guerre di un popolo che si difende contro un ingiusto aggressore. E sempre Pio XII nel radiomessaggio al mondo del 24 dicembre 1948 diceva che la formula pace a tutti i costi è un inganno, perché incoraggia la sicurezza di chi prepara l'aggressione. Invocare la pace, infatti, non basta per allontanare la guerra. E dunque la Chiesa non insegna il pacifismo, ma insegna la disposizione dell'anima a sacrificare i beni terreni di fronte a beni più alti, quali la giustizia e la verità. Questa disposizione d'animo, che è ricerca di giustizia e di vera pace, impone talvolta di prendere le armi. E chi professa il pacifismo a oltranza dimentica che esistono mali più profondi di quelli fisici e materiali e confonde le conseguenze rovinose della guerra sul piano fisico con le cause della guerra, che sono morali e religiose. E risalgono le cause della guerra alla violazione dell'ordine, cioè in una parola quel peccato che solo può essere sconfitto dalla croce e dal sacrificio. Ecco, questa è la visione del mondo dei soldati cristiani, di coloro che nel corso dei secoli si sono santificati servendo in armi il loro paese. Nei primi secoli della Chiesa i cristiani hanno affrontato il martirio pur di non bruciare incenso agli idoli, pur di non rinnegare Cristo, ma non hanno mai fatto obiezione di coscienza contro il servizio militare. Hanno servito l'impero romano alla testa delle sue legioni, come San Maurizio e i martiri della legione Tenea. E in questo spirito visse Gianfranco Chiti, granatiere di Sardegna nell'esercito italiano e frate cappuccino nell'esercito di Dio. Molti tra i presenti hanno conosciuto Gianfranco Chiti meglio di me, però io voglio portare una testimonianza personale. Avevo uno zio, un fratello di mia madre, che era granatiere di Sardegna. Si chiamava Raffaello Tacquini. Aveva fatto la scuola militare, era stato nel corpo scelto dei moschettieri del Duce, aveva fatto la guerra come ufficiale di ordinanza del generale Ferrante Gonzaga del Vodice, medaglia d'oro alla memoria caduto l'8 settembre del 1943.
Poi dopo la guerra, seguendo la tradizione di famiglia, divenne un brillante avvocato e dal 1 giugno 1965 al 9 ottobre 1974 fu presidente dell'Associazione d'Arma dei Granatieri di Sardegna. Questo decennio, l'era Tarquini, come è stata chiamata, che poi coincise con i cosiddetti anni di piombo, vide il riconoscimento nazionale dell'arma e un grande potenziamento della struttura dell'Associazione dei Granatieri. Il presidente Tarquini si batté per la pacificazione degli italiani. In un manifesto pubblicato su Il Granatiere dell'agosto-dicembre 1973, nel trentennale del fatto d'arme passato alla storia come difesa di Roma a Porto San Paolo, Tarquini, rivolgendosi agli italiani, aveva scritto che i granatieri di Sardegna, che furono protagonisti di quei fatti, ricorderanno il 9 settembre 1973 i caduti dell'armistizio e i soldati di tutte le armi, corpi e servizi che in terra, in mare, in cielo, in ogni scacchiere sacrificarono la loro vita in quelle tragiche giornate per obbedire alle ferree leggi dell'onore militare. E poiché i veri soldati non conservano odio, i superstiti uniranno nella preghiera quei soldati dell'altra parte che morirono anch'essi per compiere il loro dovere. Nel ricordo dei caduti e nell'omaggio ai superstiti, il popolo italiano potrà ritrovare al di sopra e al di fuori di ogni posizione o opinione politica la sua unità spirituale. Questi erano i suoi ideali. Mio zio aveva avuto però delle tristi vicissitudini coniugali che lo avevano portato a separarsi dalla moglie e dopo l'approvazione del divorzio in Italia nel 1970 a divorziare e quindi a risposarsi civilmente. Tuttavia, quando nel 1974 ci fu il referendum sul divorzio, mi disse che lui, divorziato, avrebbe votato contro il divorzio e, di fronte alla mia sorpresa, mi spiegò che avrebbe votato contro perché, pur divorziato, credeva nella famiglia come cellula fondamentale della società minata dal divorzio. Però si era allontanato dai sacramenti e a me, che cercavo di riportarlo sulla buona strada, rispose una volta: c'è una sola persona che mi potrebbe riavvicinare a Dio, padre Chiti, un mio commilitone che è entrato come religioso nel convento dei Cappuccini di Rieti. Fu la prima volta che io sentii nominare padre Chiti. Era la fine degli anni 70. Poco dopo mio zio si ammalò per un tumore. Andai a trovarlo al suo capezzale nel mese di dicembre del 1983, ma aveva già perso la coscienza e provai grande, grande dolore. Morì il 28 dicembre e i funerali furono celebrati nella chiesa di Santa Paola Romana il 30 gennaio 1983. Il celebrante era padre Gianfranco Chiti, sacerdote da un anno. La chiesa era gremita e nell'omelia padre Chiti disse: ricordatevi di non giudicare mai le persone. Molti di voi in questo momento dubitano della salvezza eterna del defunto. Ebbene, sappiate che io mi sono presentato inaspettatamente a lui qualche giorno prima della sua morte. Ho raccolto la sua piena confessione, l'ho riconciliato con Dio e gli ho amministrato gli ultimi sacramenti. Ora riposa in pace. Ecco, per me fu un miracolo di padre Chiti, uomo d'armi e uomo di vera pace, non la pace falsa degli uomini, ma quella vera pace che si fonda sull'amore di Dio e della sua legge. E per questo ho avuto il piacere di portarvi questa testimonianza personale. La storia è fatta anche di tanti piccoli grandi episodi come questo. Allora, ora diciamo continuerei con delle testimonianze. Abbiamo il generale di corpo d'armata dei Granatieri di Sardegna, Michele Corrado, se vuole dirci. Sì.
è giusto, buono. Grazie innanzitutto a chi mi ha invitato a questa manifestazione, alla quale, anche se abito lontano da Roma, devo necessariamente partecipare perché lo ritengo un mio preciso dovere, quale rubo una definizione, quale persona informata sui fatti. Io sono stato, infatti, alle dipendenze dirette di Padre Chiti dal 1900 del comandante, Padre Chiti viene dopo, del comandante Chiti dal 1966 al 67 a Civitavecchia, e lui venne inviato a comandare il battaglione meccanizzato. E ci sono tanti episodi che vorrei illustrarvi, ma il tempo è poco e non si può abusare. Allora vi dico solo che qui siamo cinque. Quanti siamo? 5, 6, ad aver conosciuto Padre Chiti direttamente. La signora Rosaria, la mettiamo in testa, la signora Rosaria, la signora del generale Nicola Cararino, la mettiamo in testa perché è una signora. Poi c'è la signora Rostiti, che anche lei ha conosciuto Padre Chiti. Poi c'è a parte noi due, lascia perdere io e te. C'è il generale Arostiti, che è una persona a cui la sì, va bene, chiaro. Adesso volevo parlare di Arostiti un attimo solo, perché pochi ne hanno parlato, eppure Enrico Arostiti è una persona alla quale molto si deve sulle infinite pubblicazioni, numerose pubblicazioni che sono anche lì esposte fuori. Ormai tutte le pubblicazioni esauriscono il quadro personale, religioso, familiare, militare del comandante Chiti. Grazie anche a questo sant'uomo qui che siede alla mia destra, il padre Rinaldo, e a Gianfranco Fiorini, dove Gianfranco Fiorini sta lì, è uno degli autori dei vari libri che sono stati pubblicati. Ora, Arostiti è necessariamente deve essere ricordato perché è colui che consegnò, nell'occasione ricordata dal nostro Giancarlo, consegnò la corrispondenza, attenzione, è importante questo fatto, il diario di Chiti che ebbe con Padre Fei durante i periodi di Coltano e Laterina. E il nostro sant'uomo qui ha tratto un libro addirittura su quelle lettere, su quella corrispondenza con Padre Fei. Quindi è stato molto importante per la conoscenza di Padre Chiti durante il periodo di Coltano e Laterina. Lui ha citato quella bellissima lettera, io ve ne cito un'altra per farvi conoscere il personaggio Chiti. Quando venne trasferito dal Coltano, che era un campo, stato specificato benissimo, un campo di concentramento, a un campo lì a Laterina, lungo il paese di Laterina, tutta questa grande messe di soldatacci, chiamiamoli così, furono presi a male parole dagli abitanti di Laterina, non so come si dica, dagli abitanti di Laterina, furono presi a male, ma brutte, da vergognarsi. Eppure Padre Chiti nella lettera era ancora ufficiale, non era stato ancora sottoposto a tutte la burocrazia. Eppure Padre Chiti risponde, scrive a Padre Fei: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Guardate, un ragazzo, allora Chiti è nato nel 21, nel 21 significa che è andato in guerra quando aveva 20 anni, ne è uscito quando ne aveva 24. Io a 24 anni entravo nel corpo dei granatieri e non avevo fatto niente.
non ho fatto guerra, non avevo fatto, lui invece aveva fatto tutte le guerre, tutti gli accidenti, possibili accidenti brutti, cattivi, che una guerra può presentare, l'uomo lui li aveva passati tutti. Nel 1945, l'anno orribile della vita di Chiti, lui li ha passati tutti, ma come? Con lo spirito del militare, corroborato direi, unito allo spirito del sant'uomo, del religioso, del cattolico. Non è stata quella di Chiti una volontà di andare a servire nei cappuccini tardiva, ce l'aveva fin da ragazzo la volontà, quindi non è stata se mi aiuti la parola ti sfugge in questo momento, la vocazione, quindi chi ce l'ha avuta sempre, secondo me, avendo letto tutto quello che era possibile leggere e partecipando pure allo scrivere su Chiti, vi posso garantire che per me padre Chiti aveva, anche lui lo ha detto poco fa, lui mi scusi, padre Rinaldo è diventato un mio fratello maggiore per queste riunioni, perché mi consiglia pure, lo vorrei eleggere a padre confessore mio, ma non ce la faccio perché io vivo lontano da Roma, quindi anche lui lo ha detto parecchie volte che Chiti aveva fatto voto alla Madonna quando da ragazzino sedicenne promise alla Madonna appunto che avrebbe fatto un certo servizio a favore del popolo se gli fosse stata concessa di superare l'anno del liceo, e invece di fare 3 anni ne fece 2, insomma questo. E quindi Chiti ebbe questa vocazione da ragazzo, perché la mamma era una religiosissima, la signora Battigalli. Il padre, non so, io personalmente da militare mi ritengo un pochettino, di dire la verità, la mia verità, dicendo che era un po' meno. Suonava il violino e gli piacevano le donne, ma comunque andiamo avanti come è normale. Ora Chiti, tra le altre cose, sì, c'è anche il professor Interisano qui che ha conosciuto Chiti come comandante a Viterbo, insomma ce n'è qualcuno che ha conosciuto Chiti e tutti quanti ne hanno dato una definizione. La migliore mi sembra quella che è stata codificata nel volume dell'onorevole Buttiglione, educatore. Chiti è stato in effetti un educatore e io il primo insegnamento che ho ricevuto da lui è stato proprio un concetto che poi mi è rimasto fisso, è stato il primo giorno che lui è venuto in caserma a Civitavecchia quando ero, ed era quello di dire che attenzione signori, il comando non è niente altro che servire chi si comanda, e questo è un fatto fondamentale da Sant'Agostino in poi, è un fatto fondamentale per chi crede veramente nella nostra religione, nel nostro credo. Vado via subito, signore, finisco subito, perché l'unica cosa che volevo soltanto, tra le tante cose belle, bellissime che Chiti ci ha lasciato, mi ha lasciato, oltre ad avermi fatto testimone di nozze, chierichetto anch'io da colonnello comandante a 3 stelle, ho fatto il chierichetto con Chiti, vieni, servimi una messa, e io che devo fare? Obbedire al padre Chiti, questa volta sì, padre Gianfranco Chiti. Volevo leggervi la poesia e una elegia che molti conoscono, anzi quasi tutti i presenti conoscono, forse qualcuno no, gli è sfuggita, allora io ve la voglio leggere perché è veramente una cosa bellissima che ha scritto il padre Chiti e che rispecchia una delle tante caratteristiche che sono state elencate, dette, prolungate da tutti gli oratori che mi hanno preceduto
bellissimo quegli episodi di Tarquini, che io anche lui ho conosciuto personalmente, anche se io all'epoca di Tarquini non volevo niente, un tenente, un semplice, scusi signor tenente, non volevo offendere nessuno. Ah, parlavo di poi si cresce. Allora la poesia, l'elegia è intitolata Un amico. Il mio amico non è ritornato dal campo di battaglia, signore. Chiedo l'autorizzazione di andare a cercarlo, disse il soldato al suo tenente. Autorizzazione negata, risponde l'ufficiale. Voglio che, attenzione, non voglio che rischi la vita per un uomo che probabilmente è morto. Il soldato, scusate, ho qualche difficoltà, il soldato incurante del divieto va e un'ora dopo ritorna all'accampamento mortalmente ferito con il cadavere del suo amico. L'ufficiale era furioso. Te l'avevo detto che era morto. Dimmi, valeva la pena di andare fin là? Il soldato moribondo disse: certo che sì, signore. Quando l'ho trovato era ancora vivo ed ha potuto dirmi: ero sicuro che saresti venuto. Questa è la poesia della mia. Allora adesso il generale Canarile, generale di brigata dei Granatieri di Sardegna. Grazie, buonasera a tutti, siamo venuti in massa questa sera per commemorare un uomo nel giorno anniversario della sua morte, il 19° anno della sua morte, e benvengano tutte queste testimonianze, perché non si perda mai la memoria di un grande uomo che io ho conosciuto fino a lontano 1961, quando dopo gli studi dell'Accademia e della Scuola di Applicazione, già fin da casa mia avevo ricevuto una lettera dell'aiutante maggiore Gianfranco Chigli, non sapevo chi fosse. Dentro questa lettera c'erano i complimenti per me, che era stato assegnato al più prestigioso reggimento, antico reggimento d'Italia, con dentro una coppia di alamari che per me hanno costituito una vera e propria investitura. Bene, presentatemi al reggimento, ho conosciuto questo grande uomo e ne sono rimasto affascinato. Ha costituito per me l'occasione vera la mia vita militare, perché ho seguito i suoi insegnamenti e ne ho tratto un grande vantaggio. Nel testimone qua il tenente, in accademia, alla scuola di applicazione, a nessuno di noi viene insegnato come si fa a comandare gli uomini. Perché? Perché quella del comando è un'arte. È un'arte, non si può scrivere. L'arte bisogna concepirla e renderla propria. Ognuno di noi ha messo del suo nell'arte di comando, di comandare gli uomini. E Gianfranco Chigli ci ha insegnato quest'arte, a noi tutti, soprattutto a coloro che hanno seguito la carriera militare, ma anche a coloro come l'avvocato Ghia, l'avvocato Luzzi e tanti altri qui presenti, va bene, che l'hanno conosciuto, ha lasciato impressa nella loro vita qualcosa di importante. Io ho letto il tuo libro, caro Ghia. Chi è Ghia? Lui mette in testa a tutto un volume così grosso, anche più grosso di questo, il sottotenente nei Granatieri di Sardegna, poi tutto il resto, tutta la sua carriera, perché è un avvocato, professore alla Luiss, ha studi a New York, studi a Milano, studi a Roma e via dicendo. Chi non lo conoscesse basta andare a cercare su internet chi è Ghia. È lo stesso avvocato Luzzi, va bene. Ci siamo incontrati insieme qualche anno dopo, quando io ero capitano e lui era vicecomandante del reggimento. Ecco, aveva in mano il polso del reggimento, era il motore di tutto il reggimento. E io ho tratto beneficio da questa attività
perché tutta la mia vita militare è stata improntata, non solo quella militare ma anche familiare, è stata improntata al prendere di mira questo esemplare uomo di armi e di fede. Bene, sono stato chiamato qua a dare una testimonianza della sua vita militare. Siamo nell'autunno del 1944. Il reparto del Chiti era dislocato, ancora sottotenente Chiti, va bene, 23enne, va bene, dopo aver superato brillantemente anche con ferite e congelamenti alle gardi inferiori, nei Balcani, nella campagna di Russia, dove si è contraddistinto con la medaglia d'argento al valor militare. Se non avesse fatto parte del mondo sociale sicuramente sarebbe stata una medaglia d'oro, garantito, perché ha salvato tante vite umane, come ne ha salvate in questo contesto di cui vi sto parlando. Siamo nell'autunno del 1944, la sua compagnia, dopo che ci hai detto, era stata dislocata in quel di Velletri per salvaguardare il patrimonio delle famiglie che erano state, si erano allontanate, e quindi custodire gelosamente le loro case perché non arrivassero a derubare. Sono dislocato nelle Langhe, sono il sud del Piemonte, va bene, con il compito di controllare il territorio e attuare un decreto, che è stato distribuito a qualcuno, ce l'ha, un decreto governativo mediante il quale, sapete che dopo l'8 settembre, il 10 settembre con precisione, tutti i militari soldati furono mandati in congedo, tutti gli ufficiali invece a disposizione degli stati militari. Ecco, con questo editto il governo del nord stabilì che le classi dal 1916 al 1926 venissero richiamate alle armi, e uno dei compiti affidati anche a Chiti fu quello, a chi dei suoi insomma, fu quello di reperire i renitenti alla chiamata alle armi. Incappò in una di queste maglie un giovane di nome Giulio Segre, un ebreo. Lui, ai grenatieri che l'avevano sorpreso, chiese di parlare con il loro comandante. Andato alla presenza di padre Chiti, del sottotenente Chiti, scusate se qualche volta cambiamo padre e sottotenente, ma alla presenza del sottotenente Chiti avevo visto la fotografia con la barba nera e gli occhiali scuri, alto, imponente, 1,96 m credo fosse, dice: dimmi cosa c'è da dirmi. Allora questo povero giovane disse: signor tenente, io sono ebreo, cos'altro potevo fare? Tu sei ebreo? No, tu sei cittadino italiano innanzitutto e devi obbedire alle leggi italiane. Perché non ti sei arruolato? Perché sono ebreo. Bene, da questo momento, se tu vuoi arruolarti, in questo reparto c'è posto per te. Lui disse di sì, aprì la porta, chiamò il cappellano militare Don Fei, va bene, il suo attendente Brizio, e disse loro: se vi dovesse capitare qualche cosa, sappiate che questo giovane, Giulio Segre, è e sarà sempre e solo granatiere. Lo mise sotto la sua protezione, e quando dico questa parola potete immaginare cosa fosse per il padre Chiti, per il tenente Chiti, la protezione di Chiti. Si inserì bene nel reparto questo giovane, fino ad ottenere anche un lasciapassare per il padre, che era raccapo a Torino, anche lui ebreo, e il malaticcio. Bene, qualche giorno dopo si presentò una pattuglia di tedeschi a chiedere che venissero rilasciati loro gli ebrei, e c'erano Cohen, c'era Giulio Segre, e via dicendo. Padre Chiri, per non curante dell'arroganza di questi tedeschi, con l'esperienza che aveva acquisito in guerra, va bene, sui fronti vari, compresa la medaglia in Russia, ripeto ancora, medaglia d'argento ridata in Russia, disse tranquillamente, con
decisione. Dice, qui ci sono soltanto granatieri, forse avete sbagliato posto, andate a cercare la prova gli ebrei. Bene, andarono via senza recriminare. Lo stesso Giulio Segre, insieme al vescovo del luogo, allora, asseriscono e poi ha mandato un foglio nel quale è scritto che il Chiti di sera me l'ha confidato il figlio, attuale grosso imprenditore a Torino, figlio Massimo Segre, con il quale ho parlato, mi ha rivelato tutti questi fatti che pochi conoscono, va bene. E mi disse, la sera, quando tutti dormivano, lui inforcava la bicicletta e non si sa dove andasse, probabilmente a incontrarsi in qualche parrocchio al vescovado con i capi partigiani per stabilire con loro lo scambio di prigionieri, salvare gli umani e soprattutto forse cercare di evitare scontri a fuoco nei giorni successivi. Ecco, questo era Chiti. Per inciso, l'attuale Massimo Segre, figlio di Giulio Segre, non si chiama Massimo perché il nonno si chiamasse Massimo, ma si chiama Massimo perché Giulio Segre instaurò un rapporto d'amicizia talmente intenso con l'attendente di Chiti, anche lui torinese, Massimo anche lui, da dare il nome al figlio Massimo. Questa è la figura di Chiti, secondo una sfaccettatura, ma io avrei tante cose da raccontare, tanti episodi, quanti tra di noi avrebbero da raccontare, il professor Interisano, Enrico Rostiti, l'avvocato Via, lui, quanti episodi da raccontare per dire chi era chi. Tu, Cohen, il figlio di Cohen è presente, ma aveva nominato tuo padre poc'anzi, va bene, purtroppo abbiamo perso però a 98 anni, ma aveva 17 anni quando andò con Chiti. Questa è la figura di Chiti, una figura imponente, di un uomo rigido sì, ma autorevole soltanto per dimostrare a noi granatieri come si comanda, comandare col cuore, con la mente e col cuore, non soltanto mandando ordine e basta. Ecco, questo era Chiti, un santo uomo, come dice il re professore, beati gli operatori di pace perché Dio è il regno dei cieli. Ecco, il regno dei cieli è di Chiti e noi ci auguriamo tutti che venga santificato a più presto. Grazie. Ci sono due testimonianze che però sono scritte perché riguardano due generali, poi adesso diranno coloro che leggeranno, una Adriana e l'altra Adriana Holzer, che è la figlia anche lei di un sottotenente che faceva parte di un tenente. E leggete queste due testimonianze che sono lungamente toccanti. Io leggo esclusivamente il messaggio che ha mandato il presidente dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna. L'attuale presidente dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna è generale Giovanni Garassino, che ha raccomandato padre Rinaldo di poter portare queste sue parole. Buonasera a tutti gli intervenuti nel giorno del 19° anniversario della salita di Fra Gianfranco Maria Chiti alla casa del padre. Ringrazio dell'invito e mi dispiace non poter essere in mezzo a voi. L'argomento della conferenza è ora più che mai contemporaneo alla luce delle guerre in corso e non lasciano ben sperare, se non facendo riferimento solamente alla fede in colui che disse a Mosè: io sono colui che sono, usando il verbo essere al presente, perché lui è ieri, oggi e domani. Padre Chiti, nella sua omelia nel corso del 25° raduno nazionale in Roma, nel 50° anniversario della difesa di Roma, disse: non più caduti da onorare e caduti da dimenticare,
per gli uni e per gli altri si riconosca la dedizione alla patria. Se ciò avverrà, la seconda guerra mondiale per gli italiani sarà veramente conclusa e inizierà l'era vera dell'unità nazionale, dell'Italia nuova, unità in cui ognuno è ricchezza per l'altro. Per averla occorre il coraggio di ripudiare tutto ciò che ci divide, altrimenti dividiamo Dio, il corpo di Cristo. Nella realtà dei fatti non sono i soldati che si odiano, perché loro per primi rispettano i caduti di ambo le parti, riconoscendo che hanno servito con onore la propria patria, mantenendo fede al giuramento prestato. Cosa mantiene in vita l'odio? Sono le ideologie, quando non sono incanalate nella direzione di ricchezza umana, dove ognuno è ricchezza per l'altro, come ha detto Padre Chiti. Il coraggio non lo si può avere se non si agisce e non si vive per poter vivere per sempre. Questo ha insegnato Padre Chiti, sia come militare che come frate cappuccino, ai giovani e ai meno giovani che ha avuto alle sue dipendenze e a coloro che lo hanno conosciuto. Spero ardentemente che la Chiesa riconosca, attraverso i miracoli che scaturiranno dalle sue suppliche a Dio, la santità del servo di Dio Padre Chiti, al fine di poterlo dichiarare quanto prima beato protettore dei granatieri di Sardegna. Con questo auguro una proficua conferenza sulle orme del generale e frate cappuccino Gianfranco Maria Chiti, generale Giovanni Galassino. Il nostro frate Rinaldo voleva approfittare di questo momento per aggiornare sull'avanzamento del processo di beatificazione di Padre Chiti. La causa di beatificazione di Padre Gianfranco Maria Chiti sta procedendo al meglio. Io vi ho fatto vedere la documentazione iniziale raccolta per la diocesi di Orvieto, consegnata alla Congregazione dei Santi. Da questo materiale così ampio, così vasto, è stato tratto un solo libro di 700 pagine con documentazione fotografica che in gergo ecclesiastico si chiama positio, cioè la posizione della causa. Questa positio, questo documento è stato ultimamente maggio preso in considerazione secondo le norme ecclesiastiche dai cardinali, dal Consiglio dei Cardinali e dei Vescovi. Se il loro responso sarà positivo, come si dice che sia, perché così per intesolire, sarà voce di corridoio, questo comitato, questo consiglio dei cardinali e dei vescovi, all'unanimità e con entusiasmo, ha detto che va benissimo tutto, si può procedere. Questo giudizio ora viene passato al Papa, il quale valuterà la cosa, e si dice che va bene, allora Padre Gianfranco Maria Chiti, da servo di Dio che è attualmente, passerà ad essere venerabile, quindi si può venerare. Dopo di questo c'è il grado successivo per essere dichiarato beato, per essere dichiarato beato ci vogliono dei miracoli. Quello successivo, per essere dichiarato santo, ci vogliono ancora dei miracoli. Il cammino è lungo, il cammino è seriamente valutato, ma il cammino per Padre Gianfranco è uno dei più veloci che noi abbiamo, perché è veramente, come hanno scritto gli organizzatori in questo invito, un santo per la pacificazione. Grazie. Un santo per la pacificazione di questa nazione, in un momento tra l'altro di grandi guerre, di grandi disastri, tanto più necessario oggi e comunque sempre necessario. Adesso volevo dire, c'è la nostra amica Adriana Holzer che ha anche lei una testimonianza da leggere.
di un altro generale che non può essere qui per motivi di salute. Il messaggio di Vincenzo Luppe Romanza, generale di squadra aerea, nonché biografo di Padre Pucci. Era il mese di settembre inoltrato del 1946. L'istituto Calasanzio di Campi Salentina, in provincia di Lecce, mi vedeva impegnato nell'affrontare l'anno scolastico come alunno della seconda media. Ricordo bene il giorno in cui fece l'ingresso nella mia classe, ad ora di matematica, un nuovo insegnante di nome Gianfranco Pitti, un uomo alto, addirittura gigante per noi piccoli meridionali, che indossava sempre occhiali scuri ed appuntamento imponente, ma al contempo franco e semplice. Aveva il dono della chiarezza, della frase appropriata e del passaggio logico e conseguenziale dei suoi ragionamenti. Nessuno di noi sapeva che era un ufficiale dell'esercito e con già alle spalle difficilissime vicissitudini. Fu subito chiaro che ci trovavamo al cospetto di un uomo autorevole ma tanto buono, di un uomo ricco d'animo ma pronto a dare tutto agli altri, di una nobile figura francescana per come concepiva il lavoro, la vita, il rapporto con i ragazzi, con i giovani, con gli adulti e con Dio. È vivissima in me ancora la suggestiva immagine di quando tutto l'istituto assisteva alla Santa Messa. Era il professore Chiti che si distingueva fra tutti, ecclesiastici compresi, per il suo modo di pregare, inginocchiarsi e avvicinarsi al sacramento della comunione. Si raccoglieva nella più avvolgente sacralità e misticità, nella piena coscienza dell'evento e dei suoi significati religiosi e spirituali. Il destino ha voluto che lo incontrassi ancora in età matura, vestendo io l'uniforme di ufficiale generale dell'aeronautica militare e lui il saio di padre francescano. Mi disse con orgoglio che sotto il saio indossava sempre i pantaloni dell'uniforme di generale dei granatieri di Sardegna. Da quel momento ho il privilegio di poter ancora contare su di lui come guida illuminata e illuminante nelle mensile della quotidianità. Ho visto in Gianfranco Chiti soprattutto padre Gianfranco Maria, una figura ancora più importante e ancora più carismatica. L'ultima volta che ci siamo incontrati è stata nei primi anni 90 all'aeroporto di Guidonia per ascoltare le sue parole in preparazione alla Pasqua. Nell'occasione gli feci cenno sia di alcune decisioni che gravavano su di me e riguardavano alcuni miei collaboratori, sia delle responsabilità che erano connesse con le mansioni di marito e padre di tre figli. Lui mi disse fra l'altro: per i doveri come comandante di uomini ricordati anche di saper perdonare, per i problemi di padre prendi questa immaginetta della Madonna, quando hai bisogno prega la madre di Dio. Da quel giorno ho cercato di non dimenticare la virtù del perdono. Come marito e come padre non c'è stato e non c'è giorno in cui non abbia recitato e non reciti ciò che è scritto nel retro dell'immagine mariana: o Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo a voi. E nel nome della Madonna e nel ricordo costante di un grande professore, di un grande ufficiale e di un grande frate, ho potuto superare tanti momenti difficili.